Dallo stadio generale Gaeta, amici di Wii Sport, un cordiale saluto e bentrovati col campionato di eccellenza, ottava curva per l'Enna dopo la sconfitta per 2-1 in casa del Paternò e dopo il successo proprio contro il Paternò, sempre al Falcone Borsellino, mercoledì in Coppa Italia a fronte Real Siracusa Belvedere, che nell'ultimo turno è stata fermata dal 2-2 contro la Ionica. Formazione giallo-verde con tanti assenti, squalificati Zappalà, Santonocito e Sessa, l'11 con Sienco, Amante, Rallo, Tosto, Urso, Boscaglia, Scaglia, Joao Pedro, Rotella, Cocimano, Arken, Vitelli, risponde Real Siracusa Belvedere Di Silvestro, Lex, Guzzardi, Ulma, Touré, Puzzo, Silla, Spoto, Montagno, Di Dio, Miraglia, Frittitta. Arbitra la partita il signor Ruggero Alessi, sezione di Palermo, gli assistenti sono Camarda e Butticè, entrambi di Trapani. Si parte col primo tempo al 13esimo, calcio d'angolo per l'Enna, il pallone da Urso a Tosto, il capitano sfiora il palo al minuto 18, ancora Urso protagonista a destra, riceve il pallone, mette la sfera dentro, Vitelli la tocca soltanto, alla fine Arken cerca l'acrobazia, avrebbe meritato maggior fortuna, finisce direttamente fuori, minuto 25, prima e unica occasione della frazione. Per quanto riguarda il Real Siracusa Belvedere, alza la mira Frittitta al 42esimo, rimessa laterale per l'Enna, il pallone viene respinto, rimane lì fuori area, poi arriva all'improvviso Rotella che scarica un destro clamoroso, palo e gol, 1-0 dell'Enna, euro rete del centrocampista di mister Utro che festeggia sotto le tribune del generale Gaeta, un vantaggio importante. Rivediamo traiettoria che incredibilmente spiazza il portiere Di Silvestro, finisce così il primo tempo del generale Gaeta di Enna. L'abbiamo visto, il gran gol di Rotella che vale l'1-0 dopo i primi 45 minuti, l'Enna pressa, a inizio ripresa proprio Rotella col break, sfera a destra per Vitelli, sguardo in area, ancora il numero 11 cerca l'assist, Arken arriva alla fine, all'indietro si cerca ancora Cocimano, azione lunghissima che alla fine viene vanificata da questa conclusione fuori, minuto 65, attacca ma viene chiusa alla grande la formazione del Real Siracusa Belvedere, la coppia Tosto e Ralle protagonista in positivo. 65esimo, serve una gran parata di Di Silvestro sul cross di Cocimano, testata di Arken e pallone in calcio d'angolo, minuto 71, ancora un calcio di punizione, stavolta svetta Tosto, Di Silvestro in corner dall'angolo che ne segue, Urso disegna la traiettoria al centro area, è uno schema perché Rallo libera al volo il mancino, è il 2-0, ennesimo gol di Angelo Rallo in questo campionato, in questa stagione fortunata. Al 74esimo sempre Urso, Arken svetta a centro area e fa 3-0, sembra tutto in discesa per l'Enna che all'81esimo spinge e trova il gol anche del 4-0, ruba palla Vitelli a destra, mette il pallone all'indietro, arriva Cocimano che riesce a prendere la mira e a trovare l'angolino più lontano alle spalle di Di Silvestro, cala il poker, la formazione padrone di casa al 92esimo cerca il gol della bandiera, il Real Siracusa Belvedere e l'ex Guzzardi con la maglia numero 3 a servire Melluzzo dentro, fa bella figura anche Sienco che fa clean sheet, ma ciò che è più importante è che l'Enna torna alla vittoria in campionato, il 4-0 su Real Siracusa Belvedere vale anche il ritorno al primo posto al fianco del Modica che viene incredibilmente fermato in casa 2-1 dal Gela, e nel frattempo il Paternò non fa meglio perché pareggia contro il Milazzo. Fine dei giochi al generale Gaeta, amici di Wii Sport, un cordiale saluto e come sempre alla prossima.